Un saluto ai lettori di Varese News. In base alle richieste e ai commenti che abbiamo ricevuto, abbiamo deciso di dedicare quest'ultimo video della rubrica Pillole di Psicologia in Quarantena al nostro prossimo futuro, cioè quindi all'approccio riguardo alla fase 2. Questa fase può risultare per certi versi più difficile anche della precedente, questo perché il grande sforzo che si era fatto in quarantena aveva poi portato forse in una bolla di protezione e questo senso di protezione, a questo senso di protezione sopraggiunge un senso di incertezza forse dovuta all'esposizione che andremo a fare e ai punti di domanda che ci sono in virtù di questo ci saranno sulla curva dei contagi. Questo senso di incertezza peraltro si associa a una normativa che è stata forse più complessa e che quindi ha lasciato spazio a delle difficoltà di interpretazione. Una difficoltà può essere dovuta anche alla delusione che si è sperimentata in base forse alle aspettative che si nutrivano, soprattutto forse per chi è in difficoltà da un punto di vista lavorativo. E in questo momento credo non sia facile assumere un atteggiamento di ripresa che sia equilibrato, cioè a livello proprio di comportamento su scala sociale. È facile collocarsi in degli estremi e questo è una cosa a cui dobbiamo fare, dal mio punto di vista, molta attenzione. Ad esempio, potremmo collocarci nel mod abbasso la guardia, dove in virtù del fatto che ci si voglia riappropriare della propria libertà o del fatto che il virus non è più una novità e quindi è calato l'allarmismo, si potrebbe sfociare in dei comportamenti poco attenti. Faccio solo alcuni esempi, ad esempio non usare la mascherina con i propri congiunti sull'onda della falsa credenza che le persone a cui vogliamo bene sono sane o sono immuni, mentre i dati ci dicono che un contagio su quattro avviene nei contesti familiari. Oppure un altro esempio potrebbe essere un uso non appropriato della mascherina, dove calando l'attenzione andiamo a toccarla spesso con le mani o a usarla troppe volte o a riporla in modo non adeguato, comunque magari trascurando un'adeguata informazione su come va utilizzata. Altro esempio può essere quello di esporci a un numero di contatti eccessivi, ad esempio. Se da una parte abbiamo questo, dall'altra possiamo trovare il mod nel dubbio evito, lo chiamerei così, che consiste in virtù della paura che alcune persone possono percepire di più o anche di una maggiore sensibilità, direi in questo momento all'incertezza, o anche magari sull'onda della pigrizia, che è andata a svilupparsi in quarantena. Si vada a non avanzare nella ripresa e quindi, ad esempio, non fare una passeggiata, che non sia più sotto casa o cercare di evitare anche dei limitati contatti interpersonali. Questo se da una parte ci allontana dal rischio di contagio, può portare a lungo andare problemi di altro tipo, ad esempio problemi nella sfera psicologica o magari a lungo andare anche a carico del sistema cardiovascolare. E che cosa è utile? Credo sia utile osservarsi e vedere in quale punto ci si colloca, non in toto, non come un'etichetta, ma anche a partire solo da alcuni comportamenti, in quali punti, secondo questo modello, ci riscopriamo e cercare di equilibrarsi andando ad assumere una posizione che definirei più centrata e più centrale, e quindi ricominciando a fare piccole cose, attraversando un cambiamento fatto di sfumature e non di bianco nero e cercare di entrare, diciamo, in un mod saggio che ci porti a fare le cose possibili, allenandoci a farle usando gli strumenti di protezione nel giusto modo e sempre. Mi auguro che questo video possa risultare da stimolo per voi, mi auguro di avervi fatto una piacevole compagnia in queste settimane e vi saluto facendo un grosso in bocca al lupo a tutti.